Allora, noi in questa conferenza, in questo convegno, parleremo di alcune novità in merito al pianeta Marte. Probabilmente è esistita o esiste qualche civiltà che ci tiene, che ci viene nascosta dagli enti spaziali, perché ci sono troppe evidenze, soprattutto risultanti dalle foto delle varie sonde interplanetarie, ovviamente terrestri, e dei rover inviati sul pianeta rosso. La ricerca a che punto è? Allora, noi come ricerca diciamo che la NASA, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea sono ancora alla ricerca di vita microbica, però ci sono diverse strutture, questo lo vediamo nel libro di Ennio Piccaluga, Ossimoro Marte, che sarebbe il prequel rispetto all'odierno che presentiamo, il ritorno sull'AMU, dove io ho fatto l'introduzione, e si vedono delle cose assolutamente straordinarie. Per esempio, in alcune fotografie si vede addirittura uno ziggurat sumero, in altre fotografie si vedono quelli che sembrano degli animali, in altre fotografie si vedono addirittura delle sfere sospese. E quindi sono dei fenomeni molto strani che gli enti spaziali e gli scettici soprattutto tendono a ricondurre al fenomeno della pareidolia, cioè credono che sia tutta un'illusione della nostra mente. Non so se lei ha mai visto una nuvola, magari le sembra, che ne so, una casa, un albero, qualcosa riconosciuto, ma è solo una nuvola. Appunto, loro dicono che trattasi di questo fenomeno. Però dalle nostre evidenze credo che qualcosa di vero su qualche civiltà o vita su Marte ci sia. Eppure poco più di 2 settimane fa il grande annuncio, la conferenza stampa della NASA. Degli esopianeti? Sì, assolutamente sì. Tenga presente che la scienza ovviamente va sempre coi piedi di piombo. Noi siamo più scienza di confine, per cui le nostre ipotesi, pur con i piedi a terra, sono un po', tra virgolette, più ardite, ma crediamo assolutamente fondate. Purtroppo il passo tra scienza e fantasy, per certi versi, è piccolissimo. Queste forme extraterrestri, come potrebbero essere? Bella domanda. Le forme extraterrestri potrebbero essere di qualsiasi tipo, magari anche per noi inconcepibili. Per fare un esempio, se su Marte o su qualche altro pianeta la gravità è più bassa, ci aspettiamo sicuramente degli esseri più alti, perché c'è meno compressione, diciamo, della massa. La vita stessa potrebbe essere basata sul silicio anziché sul carbonio, perché anche il silicio potrebbe dar luogo a legami tipo quelli del carbone, voglio dire, potrebbe assumere le forme più varie.